Ciao a tutti, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi mi vedete in una postazione completamente diversa perché mi piace cambiare e credo sia giusto nella vita cambiare. E il video di oggi sarà un altro video abbastanza sputtanante, come il video scorso. Se non l'avete ancora visto, andate a vederlo, vi linko qua o qua, io non lo so. Parlerò dei miei vestiti, ma dei vestiti più osceni che io abbia mai comprato. E ora la categoria è maglie, io stai, ok. Spero di essere dritta perché io non lo so. Se non sono dritta, inclinate la testa e va bene. Niente, vi mostrerò le maglie più scene che io abbia mai comprato e che io mi sia mai fatta stampare. Stampare nel senso, cioè, avete capito? Non so come si dica. Cominciamo. Allora, come prima cosa, vi dovrei mostrare. Partiamo dal più sobrio. Sì, sobrio per dirla poco, che io dove vado con una cosa così? Cioè, ci siamo capiti, io dove vado con una cosa del genere? Primo è da maschio, perché secondo, cioè, l'ho presa nel reparto uomo e la taglia è anche la L, quindi capirete. L'avevo presa tipo 4 anni fa, però, cioè, non è che cambia tanto, eh. La mentalità è sempre quella. E niente, io non so, boh, spiegatemi voi perché io abbia preso una cosa del genere, c'è cioè una canottiera con uno spacco ascellare della Madonna, mi arriva qua, non l'ho mai messa, cioè, l'ho comprata, non l'ho mai messa. E boh, cioè, questa è la più sobria, sto dicendo solo questo. Allora, la seconda è, cioè, carina per gli appassionati, ma cioè, non ha molto senso. Beh, i Beatles, per tutto il rispetto che posso avere per loro, ma io dove cavolo vado con una maglia così? Cioè, vi pare il caso di andare in giro con la faccia dei Beatles stampata cioè sul corpo? No, non mi sembra il caso. Io dico, va bene, ci sta. Ma non mi sembra il caso di andare ad elogiarli in questa maniera utilizzando una canottiera. Il problema è che io l'ho messa e la mettevo anche. Cos'è che la mettevo? Tipo in prima superiore. E questa, vabbè, ci può anche stare, può piacere o non piacere, però un po' esagerato. Mi sono sempre piaciute le maglie delle boy band, cose di questo genere. Però con un certo criterio, nel senso, va bene da prendere, da mettere, che ne so, incorniciare o tenere nel cassetto, ma non andare in giro. Però comunque questa può anche starci, non è male, ma anche questa lo spacco ascellare, io ho il vizio di prendere le maglie con gli spacchi ascellari, quindi i miei peli possono essere visti da chiunque, anche da Gesù, però va bene. Ora passiamo alla prossima. Allora, su questa c'è una storia. Questa voi direte, vabbè, è una maglia normale, no? Qualcuno di voi femmine, soprattutto femmine, forse c'è anche qualche maschio ben venga, saprà da dove proviene questa maglia, cioè la riconoscerà. Io ero fissata con gli One Direction, fissata in una maniera che proprio mi sono fatta portare anche sotto l'hotel dove alloggiavano quando sono venute a fare concerto a Milano e non li ho beccati perché ovviamente quel giorno lì avevano deciso di dormire in pullman, ma è un'altra storia questa poi. Ero fissata, no? Infatti avevo comprato una maglia con la loro stampa perché ho il vizio, la maglia con la loro stampa dove c'erano, cioè, loro cinque. Il problema è che me l'ha rubata una giapponese quando sono andata in Inghilterra perché anche a lei piacevano, io gliel'ho mostrata, lei ha pensato che io gliela volessi regalare, ha sbagliato, però me l'ha fottuta. E quindi io, adirata, sono andata a comprare una canottiera con le loro facce di nuovo, che ce l'ho da qualche parte ma non la tiro fuori però. Questa maglia è praticamente la maglia simbolo di Niall, quello biondo, perché boh, lui metteva sempre la maglia con scritto Crazy Mofos, scriveva sempre Crazy Mofos ovunque e io non è che l'ho comprata, perché questa non l'ho comprata, me la sono fatta fare. Quindi, cioè, raggiungiamo proprio i livelli massimi, io dico, finché la compri, va bene, ce cioè, la compri, vabbè, sei coglione però almeno le compra. No, no, io ho proprio preso la maglia bianca, sono andata dal tipo che fa le maglie, non so come si chiami. Sono andata lì e faccio: senti, Giuseppe, mi metti la scritta Crazy Mofos, me l'attacchi qua, ma fai così. Però è abbastanza anche rispettabile, una maglia carina, non l'ho più utilizzata, l'avrò utilizzata 2 volte perché forse Mofos ho capito che significa troia, però va bene lo stesso. Allora, adesso qua viene il bello perché le maglie che vi ho mostrato sono le più sobrie che io avevo e vedendole così sono sobrie, cioè queste due no,
Le ultime due, no, no, ma neanche. No, no, no. Vabbè, dato che siamo in tema One Direction, vi mostro. Allora, preparate, per favore. Oltre a farmi fare quella stampa là, che è comunque. Io devo guardare qua, devo guardare qua. Che comunque è abbastanza. Cioè, mettibile quella maglia, no? Questa no. Penso di aver finito di sputtanarmi, cioè comunque adesso avete tutte le risorse per prendermi per il culo da qui fino a quando morirò, tra il video di prima che avevo fatto con mi schiccio i polpacci, la maglia con la faccia di Niall e la mia di fianco con scritto, cos'è che c'è scritto? I love you, me too cake, raga, I love you, me too cake. Cosa significa? Cosa vuol dire? Io non lo so, ma che cazzo mi significa di mettere, scusate la parolaccia, ma cosa mi significa di mettere una stampa del genere? Guarda la mia faccia, ma va che faccia! L'ultima maglia. Anche qua c'è da prepararvi, perché questa non ha nessun valore affettivo, ma cioè, non ha nessun valore perché appena l'ho comprata, il momento dopo l'ho guardato, ho detto. Ma boh, chi è che l'ha comprata? Perché io non mi ricordo di averla comprata, non lo so, non mi sembra. E invece l'ho comprata io. Questa veramente vi dovete tenere perché io non so, per favore aggrappatevi, sono svenite lì dall'imbarazzo. E vi dico anche che l'ho messa per andare in giro. Vabbè, vi parlo di forse 5 anni, no, 4 anni fa, 5. Non lo so, però di sicuro non in questi ultimi anni. L'ho messa solo una volta ed ero anche in Spagna. E c'era uno che forse mi guardava un po' strano. Io non capivo se mi veniva, cioè, se gli piacevo oppure no. Mi guardava, probabilmente mi guardava male perché avevo sta maglia addosso. Adesso ve la faccio vedere. Il gatto vuole fare la pasta sulle maglie. Non fare la pasta sulle maglie. Ah. Per chi non avesse capito, è sempre spacco ascellare perché avete capito, cioè se dovete portarmi qualcosa fatelo con lo spacco ascellare. Leopardata rosa fucsia, non rosa, fucsia, fucsia proprio evidenziatore, c'era anche gialla e io forse la volevo prendere gialla evidenziatore, cioè avete proprio presente quell'evidenziatore grosso che è quello. Però l'ho presa rosa, evidenziatore fucsia, con questa bocca che mangia una ciliegia proprio qui sul petto, una cosa, un'immagine grossa così sul petto. Io veramente. Poi è un tessuto anche di merda, fa proprio schifo anche il tessuto. Sembra misto tra il tessuto di un costume e il tessuto non di un costume. Non so come spiegarvelo, però è quella la sensazione. Vi giuro che la volevo troppo, io la volevo troppo, ero seria anche, la volevo troppo, l'ho comprata e poi ho detto, cosa faccio con una maglia così? Dove vado? Dove va? Ma neanche sulla strada riesco, cioè mi prendono se mi metto una cosa del genere, non mi prende nessuno, cioè mi dicono questa ha dei problemi, io non voglio andare con una dei problemi, magari poi me li passa, cioè io non so, sì, ma sì, dai, raga, la mia vita fa schifo. Niente, io volevo chiedervi un consiglio. Se sapete, conoscete qualche. È apparso Gesù qua nei miei capelli, ok. Se conoscete qualche DIY che io possa fare, ovvero modificare in qualche modo queste maglie, e soprattutto quella leopardata, perché veramente è stato uno spreco di soldi. Consigliatemi dei video da vedere di DIY dove io possa rendere mettibili queste cose perché mi dispiace buttarle, ci ho speso anche i soldi dietro a comprare queste cose, quindi mi dispiace buttarle. Se non fosse così, le regalerò poi a mia figlia, che non avrò una figlia, quindi le terrò io tutta la vita, saranno nel mio cassetto. E niente, io penso di essermi sputtanata abbastanza anche con questo video. Mi spiace che le maglie erano solo 5. Ma ne ho anche altre, ma me l'ha presa mia madre, meno male perché io non le voglio più vedere. E basta. Vi ricordo per favore di cioè, supportarmi con un grandissimo like perché è il secondo video sputtanante che faccio. Poi iscrivetevi al canale assolutamente. Passate da Instagram, da tutti i miei social che vi lascio in descrizione, soprattutto Instagram. E
Niente, io vi lascio un prossimo video. Se volete consigliatemi anche qualche video che io possa fare che vi possa piacere. Arrivederci.